Mi viene già da piangere. Ciao a tutti ragazzi, io sono Mindforce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi iniziamo una nuova serie, ovvero Little Hope. Sarebbe il seguito di Man of Medan. Aspetta, ma è veramente il sequel? Non è il sequel, però comunque fa parte di questa saga Dark Pictures. Grazie Google. E già vediamo lì il nostro cameriere. Cameriere. Cos'è? Psicologo? E iniziamo. Little Hope. Ristorante lungo la strada, ore 9:42. Sicuro accade qualcosa di brutto a questo pullman. No, almeno c'è la polizia. Casomai succeda qualcosa. Bloccata la strada? Ma cos'è questo sguardo? Grazie di aver accostato. E nulla. Qualcosa non va. C'è stato un grosso incidente. La strada è chiusa. Ok, la strada è chiusa. Stiamo deviando il traffico a Little Hope. Ah. Tutto ok? All'aria di uno un po' confuso. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi. Vada verso est. Arriverà dritto a Little Hope. Allungherà di poco il tragitto. Attenzione che arrivano i guai, raga. Gettone lo consumerai. Da quanto tempo non bevi? Oh oh. I giorni saranno 3 mesi. Bravo. I primi 90 giorni sono i più duri e intensi. So che non ha senso, ma tenerlo in mano mi fa sentire molto meglio. Ah? È la strada sbagliata. Cosa? Tutto bene, è solo una deviazione. No, non va. Adesso calmati. È tutto ok. Ti prego, John, smettila di trattarmi così. Fate piano, per favore. Lo sapevo. Un classico. Oh, una bella casetta. Fateci sentire un bel clima accogliente. No, c'è una bambina, ok. Sai quanto mi dà sui nervi quando non mi prendi sul serio? Quello che dici non è vero, tesoro. Ho solo avuto una brutta giornata. Ci credi che stanno litigando ancora? Io sì. Quindi sta Sei ascoltando i arrivato. genitori che Ma che litigano. sorpresa! Ho solo guardato la partita con i ragazzi, non esagerare. Non sto esagerando, lo sai. Girano voci. Potrebbero esserci alcuni licenziamenti. La fabbrica. Ripeti questa storia da anni. Piuttosto mi preoccupa Cosa Megan. avrebbe Megan? Non ho notato Cosa niente. vuoi notare dopo 10 birre? Oggi il Vabbè. reverendo Carson l'ha presa da parte. Lo fa da 4 settimane. Non sta bene, non scherzo, Ti Jane. preoccupi troppo per quella bambina. Ho altre cose a cui pensare adesso. Ma hai sempre altro a cui pensare. Quando troverai del tempo? Stai montando una tragedia sul nulla. Non capisco perché agitarsi tanto. Sul nulla? Occuparsi da sola di tutta la famiglia, io non lo Famiglia! definirei nulla. Mi servirebbe una Forse mano. se avessimo dei figli nostri, sarebbe tutto diverso. Questo è un colpo basso. Non capisci quanto Non sia sei dura per l'unica me. persona sotto pressione. In fabbrica tira una brutta aria, Anne. Molto brutta. Non hai il momento. Casa della famiglia Clark. Ritardo. Sta capitando più spesso. Essenzialità, lasciala stare. Almeno qualcuno di noi si sta divertendo. Lasciala stare. È lui che mi preoccupa. Quel tipo non mi piace affatto. Tutte le sue stronzate New Age sembrano uscite da una setta. La settimana scorsa abbiamo chiacchierato un po'. A me piace. Questo è un classico. Un disco pazzesco. Smettila, così me lo rovini. I'm dying. No, che bastardo. Il padre ha cambiato canale. Vedi di non rompermi il disco, capito? È stato un incidente. Non essere così severo con lei. Non l'ha fatto apposta. Tutto quello che fa Megan non è mai apposta. Sta arrivando qualcuno? Mi toccherà usare la finestra se non sistemano la porta. Come andiamo? Aspetta, ci ha dato dentro ancora. Continuano a litigare da quando è rientrato papà. E per cosa stavolta? Risentimento. Papà ha bevuto. Chi l'avrebbe detto? Ormai non fanno che litigare, sono prevedibili. Proprio come un disco rotto che continua a incepparsi.
Dennis, quante volte ti ho detto che devi portare in solaio tutte le tue cianfrusaglie? Ehi, un po' di rispetto. Questa è una collezione molto ambita, rara e preziosa. Perché è così arrabbiato? Il solito Dennis. Perché Dennis sa fare solo una cosa. Comportarsi da Dennis. Tanto per cambiare. Ora succede qualcosa a Dennis. Eccolo. Ehi, Dennis. Dimmi che la sorella è non un fantasma. Ehi. Ah, ok. Non ora, sono impegnato. Ehi, smettila di fare la scema. No, vabbè raga, non è stato nessuno. Nessuno ha spinto quella scala. Oh, che spavento. Vi ho sentiti parlare di me. Non ora, Megan. Mi piacerebbe fare il bagno. Questa bambina ha qualcosa che non va. Una pausa da questo manicomio. Vuole chiudere la chiave, perché? Perché non vai a parlare con mamma e papà? Non mi sembra il caso di mischiarmi. Sai come sono, peggiorerei le cose. Stavolta non sembravano le solite scaramucce. Discutevano di Megan. Ha fatto qualcosa di male. Beh, non mi stupisce. Di sicuro ha più di una rotella fuori posto. Ti chiedo perché le stiano sempre addosso. A proposito dell'argomento, nobile cavaliere, dov'è la principessina? Aggressività o preoccupazione? Lascia in pace Megan. Forse è meglio lasciar stare Megan. In qualità di sorella maggiore ho il dovere di vedere se sta bene. Ora le succede qualcosa. Come se non andare a controllarla. È andata di sopra. Accende il gas. Speriamo non accada nulla con il gas. Qua esplode tutto, se no. Ne accorgo al battito. Oddio, perché? Ah, piano. Madonna raga, che ansia. Bravo. Devi tenere d'occhio tua sorella minore. Ma che ha fatto questa bambina? Rassicurazione o sarcasmo? Non facciamolo incazzare. Facciamo rassicurazione. Tranquillo, va. Tania è andata da lei proprio ora. Ok, quindi possiamo camminare. Dove andiamo di bello? Obiettivo attuale interessati a Tania. Quindi andiamo da Tania. Mica sta fuori la porta, Tania. Non rischiamo per sicurezza. Va a finire che già uccidiamo uno dei personaggi. Vai! Perché non va? Orca troppo! Che? Orologio di merda. Bravo, bravo, diglielo, diglielo. Dove stanno ora gli altri? Anthony, dove cavolo sei? È al piano di sopra? Anthony, si può sapere ecco. Dove sei? Anthony, mi sto arrabbiando sul serio. Anthony, se non mi rispondi. Che sta succedendo? Forse hai ragione sulla mia famiglia. No, fa esplodere tutto. Wow. Che succede? Quella peste mi ha chiusa fuori. Sto congelando. No, vabbè. Adesso ti apro, lascia stare Megan. Aspetta. No, un incendio. Merda. Megan, sei dentro. Qui muore il padre. Aia. La cucina sta bruciando. Che cazzo succede? Megan. Ma il padre se n'è accorto intanto o sta dormendo? Sta dormendo. Mamma. No. Muoiono tutti e tre. Anthony, no, forse tutti e quattro. Vai, buttati, buttati. Ero chiuso nel solaio. Vai dal balcone. Anthony, aiuto. Ma buttatevi. Sempre meglio che morire per l'incendio. Vai, corri. Non respiro. Vabbè, la mamma ormai è fritta. Ah, non ce la fa. Oh oh. Qualcuno mi aiuti!
cavolo. Oddio, che tragedia. La mamma è morta. Aiuta Tania o Megan? Tania, raga. Megan non se lo merita. Scusa, l'ha voluto lei. Anche se secondo me dopo vorrà vendicarsi. Calati dalla grondaia, usa la finestra. Dalla grondaia poi la può prendere. Vai, non lo so. Ho sbagliato? No, questa scivola. Si è impiccata. Cerchiamo di salvare a lui. È impossibile. E chi è lui ora? Vedi? Per colpa tua. È morto? Abbiamo finito il gioco? Ma questa è la stessa introduzione di Man of Medan. Raga, ma questa è la stessa canzone di Until Dawn. Solo che più rockettara. Sì, comunque è la stessa introduzione. Oh. Eccolo qua. Chi è là dietro? Che si rivede? Ho una nuova storia per te. Molto diversa dall'ultima. È inquietante, vero? In realtà non c'è nulla da temere. Come no? Questa particolare storia non è ancora stata scritta. È stata solo abbozzata. E le scelte dei protagonisti la completeranno. Sì, ma ti ricordo che sono io a fare queste scelte. Quindi già ti avviso, probabilmente non finirà bene. L'incendio? No, non sarebbe stato possibile evitarlo. Quel che è fatto, o forse no. Che vuoi dire, scusa? Comunque, è meglio pensare al futuro. Ok. Quello di cui sto per narrarvi. È un mondo confuso, forse angosciante persino. Quanto angosciante dipende da ciò a cui vorrete credere e quanto confuso dalla strada che vorrete scegliere. Sono infinite le direzioni verso cui sarà possibile incamminarsi. Spesso non possediamo tutte le informazioni, ma una scelta va comunque fatta. Ok. Nella speranza di giungere alla verità e all'esito che abbiamo desiderato. Come nella vita, ogni decisione conta. Le scelte del singolo influiranno su tutti. Questo era l'inizio della storia. Quale immane tragedia. Il conto delle vittime non è ancora scritto. Dipenderà dalle prossime decisioni. Stai tranquillo che sarà un numero altissimo. Sentimento. Meglio seguire la testa oppure il cuore? Non c'è risposta giusta. A volte è meglio una e a volte l'altra. Il mio consiglio per quel che vale è... sii sempre fedele a te stesso. Se devo rimanere fedele a me stesso muoiono tutti, eh? Si suppone che io non interferisca, insomma. Non è il mio compito, apparentemente. Allora sta zitto. Ma d'altra parte, apparentemente mi è permesso condividere le sagge parole dei grandi narratori del passato, qualora io ritenga che esse siano appropriate. Ah, ancora un'ultima cosa, prima che ci separiamo. Vi sono immagini, in Little Hope, che se trovate mostrano squarci di un possibile futuro, qualcosa destinato o non destinato ad accadere. Se usate... saranno di grande aiuto. Ah, che splendida giornata. Nessuno fra i presenti oggi è in grado di comprendere il motivo di questa immane tragedia. Ma confortiamoci nella consapevolezza che la famiglia sarà unita per l'eternità nell'abbraccio caritatevole di Dio. Ma è sopravvissuto quello che è entrato nella casa? Impossibile. È stato avvolto dalle fiamme. È sopravvissuto. E
Andrew, 18 anni, studente universitario, ansia, distacco. Ma dove sta? Taylor, 22 anni, studente universitario, caparbietà, suscettibilità. John, 43 anni, docente universitario, razionalità, prepotenza. Dov'è Daniel? Non lo trovo. Non lo so. Ah, qui, ok, sono stati coinvolti nell'incidente. Mi dai una mano. Come sta? Lui invece come sta? Non sembra così grave. Forse ha battuto la testa. Ok, prof. O devo chiamarti dottore? Prova a chiamare i soccorsi. La polizia o qualcun altro. Mostriamoci disponibili. Ci ho sto provando. Parlato, ma posso riprovare? Ehi, Andrew, amico, come stai? Dove siamo? Che è successo? Ci siamo ribaltati, ma stiamo bene. Solo tanta paura. Se lo dici tu. Non mi ricordo di nessun incidente. Forse sei sotto shock. Potresti anche avere una commozione. Riprenditi con calma. Rimani qui. Aspetta. È sopravvissuto qualcun altro? Che stavano solo loro? Impossibile. Telefono del cazzo non funziona. Come non averlo? Ok, non agitarti. Troveremo un altro modo. Daniel, 20 anni, studente universitario, affabilità, giustificazione. Il mio telefono. Angela, 48 anni, studentessa attempata, causticità, indulgenza. Ehi, ci siete lassù? Ehi, Daniel, sei tu? John, grazie al cielo. Daniel! Tutto a posto laggiù? Sto bene, non ho niente di rotto. Ehi, John, perché siamo andati a sbattere? Non lo so. L'autista ha sbandato per evitare un ostacolo sulla strada. Tra l'altro è lì con voi? No, non lo vedo. Strano. Non è neanche quassù. Ce la fate a risalire qui? È molto ripido. Qui sembra ci sia un sentiero. Grande. Seguite il sentiero. Vi porterà sulla strada. Aspetta, non ricordo nulla. Tu chi sei? Oddio. Tutto ok. È soltanto la botta. Io sono John, il tuo professore. Eravamo sul pullman per una gita, ma qualcosa è andato storto. L'incidente non era in programma. Beh, andremo in cerca degli altri e di aiuto. Consideralo una specie di test di crescita personale. Che devo fare? Queste cose di improvviso no, eh? Ho fatto un sogno. Sembrava reale. Con quella botta hai fatto un bel viaggio. Ah, quindi gli altri sbuccheranno da un sentiero. L'ha solo sognato l'incendio. O no? Perché lasciare il pullman? Io resto qui. Facciamo riluttanza. Troviamo un accordo. Perché abbandonare il pullman? Tanto vale aspettare. No, perdiamo soltanto tempo. È molto meglio raggiungere gli altri e andare insieme in città alla ricerca di aiuto. Ha ragione, dai. Hai ragione. Andiamo, ti seguo. Segui John, incontra Angela e Daniel e trova l'autista. Responsabilità, siamo i suoi passeggeri. Non può andarsene. Oh, Andrew, ma che succede? Perché si è fermato, scusa? Esamino. Ehi, Daniel, ragazzi! Niente confidenze. Come ve la passate laggiù? Il sentiero fa davvero schifo, ma noi stiamo bene. Questa passeggiata mi rovina i vestiti. Questo ti preoccupa. Questa pensa ai vestiti. Rovinare i vestiti? Sul serio? Quelli sono vestiti costosi. Vai. Probabilmente sono costati più soldi di quanti tu ne abbia mai visti. Non ho alcun problema di soldi. Soldi, tutto ciò che le interessa. Cioè, quella vuole fare la ramanzina quando è la prima che pensa ai vestiti. What? Chi è? La bambina? Ecco l'insegna. Welcome to Little Hope. Abbandonate ogni speranza. Oddio. Sono felice di vedervi, finalmente. È andato tutto bene? Certo. Il panorama ci ha distratti. Il cancello è chiuso. Qui non si passa. Cerchiamo in giro. Ci serve qualcosa per forzare il cancello. Dici che può andare? 2, 1, vai! Sì, è proprio così che bel si lavoro, fa. Bel lavoro, ragazzi. Ok. Qual è il piano? Andiamo in città e cerchiamo aiuto. Sai se c'è. E cerchiamo di non morire. Siamo vicini. Prima cosa. Sembra proprio un bel posticino. Secondo te è una buona idea andare in città? Io penso di sì. Prima ero d'accordo, ma adesso ho dei dubbi. Dopo che hai visto l'insegna, vero? Che ne dici se torniamo insieme al pullman?
Ok. Solo loro due. Sono sempre convinto che sarebbe meglio se rimanessimo uniti. Secondo me ci ringrazierai quando fermeremo un'auto e verremo a prendervi. Cosa? Siamo ancora qui. Aspetta un attimo. Cosa? Quello che sta succedendo non ha senso. Perfetto. Oltre l'orgoglio ti manca anche l'orientamento. Non è possibile. Sono andati in una direzione. Non so dove vuoi andare a parare, ma ora abbiamo problemi più urgenti. Daniel! Wow. Ehi, che attenta. Fai? Attenta! Basta cazzate, voglio sapere che succede. No, vabbè. Stanno chiusi praticamente. Insieme. Ma tutto questo è ridicolo. Non mi dire. Guarda, ora avanzano, però ritornano. Incredibile. Ma come? Io mi sono allontanata. Siamo in trappola. Siamo bloccati. Io non capisco. Siamo andati nella direzione opposta. Quindi, perché siamo tornati indietro? Va bene, facciamo una prova. Andiamo tutti insieme. Ok, vai, è andato. Siamo arrivati da quella parte e da quella parte dovremmo tornare. Cerchiamo di rimanere il più possibile vicini. Nessuno si allontani. Tenetevi per mano. Procediamo almeno in fila indiana? Ok, ok, arrivo. Guarda, ora si trovano. Ecco, vabbè. Stanno in trappola. È avvilente, raga. Visto? L'avevo detto. Ho cercato di spiegarvelo. Siamo in trappola. Siamo bloccati. E va ora bene. Si fa... Stiamo calmi, per favore. Sicuramente c'è una spiegazione razionale. Devono per forza avanzare a Little Hope. Già, teoria interessante, ma nessuno qui è morto, ve l'assicuro. Lo so io chi vorrei morto. La colpa è solo tua, della tua gita del cazzo. E ora siamo bloccati a Little Hope. Stai veramente esagerando. Non potevo sapere che avremmo avuto un incidente. Non puoi darmi la colpa. Non dire cazzate. Vacci piano con le parole. Sto facendo del mio meglio per capire. Proprio come te e come tutti gli altri. Dai, scusati. Altrimenti qua degeneriamo. Non so cosa succeda. Io non riesco a capire. Come dici tu, siamo finiti in un incubo. Tranquilla. Andrà tutto bene. Troveremo il modo di uscirne. Se a qualcuno viene in mente un'idea migliore, si faccia avanti. Forse non è reale. Andiamo via da qui. Ho bisogno di riflettere. Potremmo scegliere la squadra di fuoco. Oddio. Ma la smettete di parlare. Oh, grande Andrew. Che troveremo aiuto e neanche una via d'uscita. Ha ragione. Metterci a litigare non è di nessun aiuto. Collaboriamo come una squadra. Ok, grazie. Perfetto. Ok, usiamo la testa. La nebbia si trova tra noi e il pullman. Però non c'è nebbia tra noi e la città. Perciò andiamo da quella parte. Non riesco. Perché è una trappola? Perché allontanarsi dal pullman? Non c'è niente sul pullman che possa esserci d'aiuto. In città troveremo gente, un telefono o qualcos'altro. Mi abbandoni? E dove vai? In città, dove deve andare, scusa? Seguiamoli. Finché non capiremo, rimaniamo uniti. Va bene ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Questo gioco secondo me ci riserverà tanti spaventi, ma comunque già mi piace. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.